vedete le prime colonne di fumo che si alzano dalla sommità della pira. L'innesco è avvenuto in momenti successivi. Nel frattempo la camera di combustione è stata chiusa. Sono ancora vicino all'ingresso della pira i volontari, gli addetti all'accensione, per verificare che tutto proceda per il meglio. Nel frattempo la banda alle mie spalle sta intonando un brano musicale per allietare, come si dice, i presenti. Il fumo sale verso l'alto. Continuano le operazioni di chiusura del focolare e della camera di combustione della pira per fare in modo che il fuoco possa prendere al meglio vigore. Tra qualche istante sicuramente vedremo, come dicevo, delle lingue di fuoco spuntare dalla sommità della pira. Già vediamo le volute di fumo. Nel frattempo rimangono intorno alla pira gli addetti per verificare, appunto, che tutto vada per il meglio. Intorno c'è silenzio, la gente aspetta di vedere le fiamme salire. È sempre un'emozione questa dell'accensione della pira, ed è sempre un momento in cui qualcosa può andare storto. Sono tante le situazioni che si possono verificare. È sempre un momento molto particolare. Ecco le fiamme che salgono, salutate dall'applauso dei presenti, ancora una volta tutti intorno esclamano "Evviva San Ciro!" Anche per quest'anno la pira viene accesa e anche questo rito si compie. Fuoco
cresce, vedete, in maniera imperiosa. Nel frattempo alla base della pira i volontari, gli addetti, stanno provvedendo a fare in modo che tutto proceda per il meglio, stanno chiudendo, gillando di fatto la camera di combustione in modo tale che le fiamme possano svilupparsi al meglio.
Siamo qui in zona 167 bis a Grottaglia, alle nostre spalle brucia la pira, qui di fianco a me il sindaco di Grottaglia, Ciro Dalò. Una festa per i grottagliesi e non solo. Sì, un caro saluto a tutti, grazie a GIR. Beh, è una festa bella, come si può vedere, perché partecipata, sentita, è stata costruita con la voglia di tutti di realizzare questa bellissima pira, ma soprattutto con la voglia di onorare il nostro santo che, diciamo, in questi ultimi due anni purtroppo ha avuto un festeggiamento un po' sottotono a causa della pandemia. E c'era la voglia di stare insieme, di abbracciarsi, di stare vicini e di dare un segnale importante per lasciarci alle spalle un periodo brutto. Quindi stiamo esorcizzando anche un periodo che, insomma, ci ha visto un po' soffrire. Allo stesso tempo la voglia di festeggiare è così tanta che abbiamo fatto una pira quest'anno di 23 metri, insomma grandissima, con un lavoro straordinario. Un ringraziamento ovviamente va fatto ai volontari della Focra, quindi gli amici di San Ciro, gli amici per la Focra, scusate, e la confraternita che, diciamo, collabora con Don Eligio che ha coordinato questi lavori, insomma tutta l'amministrazione, insomma a tutta la comunità, perché è una festa di comunità sentita, partecipata e costruita insieme. Quindi evviva San Ciro, e domani ci aspetta la processione, bellissimo rito, sentito anche quello perché c'è una grande devozione, continuano ad esserci le persone che vanno camminano scalze, quindi vuol dire che ancora questo rito si tramanda nel cuore delle persone e questo ci fa piacere. Io sarò lì 13:30 davanti alla Chiesa Madre per partire. Ovviamente alle 10 c'è la messa con l'arcivescovo, il nuovo coadiutore dell'arcivescovo, che si chiama Ciro, nato il 31 gennaio, quindi un segnale importante anche da questo punto di vista. Quindi saremo tutti insieme ancora una volta questo 31 gennaio a ricordare il nostro santo. E a un dire augurio. Tutti quanti, e viva San Ciro! E a dire viva San Ciro e augurare a tutti tanta salute. Insomma, San Ciro, ricordiamo tutti che era un medico, eremita e martire, e speriamo che, insomma, possa aiutare le persone che soffrono. Grazie al sindaco di Grottaglia, Ciro Dalò, e auguri di buon onomastico. Grazie, auguri a tutti, Ciro. Thank you.